pensione, vai a spenderli. Iniziamo una nuova partita del crew. La tizia dell'FBI continua a dirmi, per farla breve, che sono uno spilorcio di merda, che devo spendere i soldi che ho accumulato. Così sono arrivato al quartier generale a Detroit. E adesso vediamo. Adesso non mi ricordo più se era il quartier generale o... Però sarebbe abbastanza stupido comprare un'auto al quartier generale. Adesso vediamo un attimo. Allora, officina. Beh, officina sono i pezzi dell'auto, ok. Negozio di lega. Ok, questo qua sono per le vittorie delle missioni online, delle partite online che ancora non ho capito come si avviano. Auto segreta, questa qua è l'auto che... perché sono i pezzi che vai a raccogliere in giro per la immensa mappa del mondo. Raccolti tutti, niente, praticamente raccolti tutti, se avrà quell'auto disponibile. Questi sono i progressi, quindi le missioni, i video delle missioni, degli intermezzi dei video, abilità. Ok, allora, le abilità sue... Beh, questo è interessante, comunque dà più punti esperienza nelle missioni. Come faccio a acquistare il punto abilità? Ok, lo faccio spendendo i soldi, quindi ho già trovato un modo per acquistare... per spendere i soldi che ho accumulato, che sono in alto a destra. Sono 359.000 crediti virtuali, con 100.000. Ok. Beh. Quindi io con 100.000 ho un punto abilità. Assicurazione. Il costo delle riparazioni. Quelli dello sterzo, ma io punterei su. Più XP nelle missioni, penso che mi possa aiutare al momento. Ah, ma io ho 15 punti abilità, ok. Li vedo in alto, proprio sotto il mio nome, sotto dove c'è inizia la cartella, ci sono i punti abilità. Ok. Allora, a questo punto io punterei tutto su questo e su sconti concessionari, sconti sui veicoli che magari e anche costi attivo negativo. Questo qua non mi sembra, però gli sconti sui concessionari secondo me possono darmi una mano. Miglioramento sterzo, anche questo può darmi una mano. Mettiamoci ancora un po' di sconti ai concessionari. Che poi in realtà se risparmio i soldi per acquistare le auto, i soldi che risparmio li posso utilizzare per comprare successivamente punti esperienza. Quindi in teoria dovrebbe essere un po' un ottimo investimento. Ok, allora siamo al concessionario. Ok, vediamo cosa offre. Io ero già stato qua, ma non me lo ricordo benissimo. Cadillac. Ok. Mustang. Chrysler. BMW.
BMW, questa cosa che non me la posso permettere. Questo costa 3 euro di soldi reali e non me la posso permettere. Questa, la Mini, costa 2 euro e non me la posso permettere. Ok, non ho intenzione di cacciare una lira dei miei soldi, ma questa Books insufficienti. Ok, niente, io beh, potrei acquistare. Ma sì, spendiamo un po' sti soldi, dai, compriamo questa. Ok. Ho acquistato il veicolo, quindi lo posso mettere da tuning, off-road. Però qua non mi fa. Ok, mettiamola da tuning. Ok, giusto per fare qualche cambiamento, così per provare un po' nuovi veicoli, vediamo come mi trovo, male che vado, ho buttato via i soldi, torno alla mia vecchia auto. Dirigiamoci alla prossima missione principale, che è qua. Impostiamo la destinazione. Mi aspetta una corsa. Sud di Chicago, nord di St. Louis. Un uomo di Troy e gente del posto. Ok. Vogliamo dominare tutto l'ambiente delle corse del Midwest. Battili per Chicago. Ah, questo è un problema perché non pensavo di dover utilizzare la mia vettura e questa non è proprio preparata a puntino, quindi sarà un pochino più difficile del previsto. E quello viaggia. Meno male che si torna su strada. Lavoro!
Devo migliorare le curve, avete visto come mi recupera quando curvo? Devo trovare il modo di curvare bene con quest'auto. Proprio mi parte, mi parte. Maledetto. Ci sei quasi. Ce l'ho fatta. Ben fatto! Continua così e presto avrai il tatuaggio. Hai mantenuto la tua parte del patto e io so come possiamo avere entrambi ciò che vogliamo. Raggiungi il punto sulla mappa. Ok. Quindi. Ok, quindi bisogna ritornare a Chicago e più precisamente all'aeroporto di Chicago. Ok, partiamo subito. Ho un piano per ottenere il grado di V4 e se ci riesco tu avrai il tatuaggio. Qual è il piano? Ho una soffiata su un'auto speciale contrabbandata dall'Europa. La prendi, la regaliamo ai capi dei 510 ed è fatta. Dimmi dove andare. Devi sbrigarti, ci servono i documenti del test driver. È all'aeroporto. Herschel, il test driver mi ha visto e, beh, sto rimediando. Che succede? Ti richiamo. Vai a accostare il test driver. Alex, è un po' che non ti fai sentire. Qual è la situazione? Sto rubando un'auto da corsa per aiutare Ersha a diventare V4 e avere il tatuaggio. So che sei un infiltrato, ma non puoi darti al crimine. Calma, è un'auto rubata su commissione in Europa. Tecnicamente recuperiamo merce rubata. Ok, posso accettarlo se la tracciamo per recuperarla dopo. La prossima volta parlamene prima di agire. Dove cavolo Non se la è? prende. 47 secondi, la vedo dura. Dai. Vai così. Mi sta seminando. Sbrigati, Alex. Bastardo. 8 secondi, dai che ci credo ancora fino alla fine. Vai. Ah! Riprovo l'ultima parte, cosa vuol dire? Ah, ok, riprovo tutto. Herschel, il test driver mi ha visto e, beh, sto rimediando. Che succede? Ti richiamo. Vai a accostare il test driver. Non mi trovo proprio per niente con quest'auto. Non è stabile come l'altra. Alex, è un po' che non ti fai sentire. Qual è la situazione? Sto rubando un'auto da corsa per aiutare Ersha a diventare V4 e avere il tatuaggio. So che sei un infiltrato, ma non puoi darti al crimine.
Calma, è un'auto rubata su commissione in Europa. Tecnicamente recuperiamo merce rubata. Ok. Fatto. Posso accettarlo se la tracciamo per recuperarla dopo. La prossima volta parlamene prima di agire. È stato più semplice di quello che pensavo. Hai i suoi documenti? Sì. Vai al circuito e prendi il suo posto nella sessione dimostrativa. Ok, quindi... Ok, e adesso? Non possiamo destare sospetti. Comportati normalmente, fai il giro dimostrativo e svignatela alla prima uscita. Oh, sì! Questa volevo! Proprio questa! Non rallentare o ti faranno rientrare i box e il colpo andrà a monte. Quindi qua c'è il tempo che va a scadere, devo raggiungere la tappa chiaramente prima che arrivi a zero. Ok. Non posso permettermi di sbagliare niente, sono sempre tiratissimo. Forse ora sto recuperando un po' di secondi. Sì, adesso direi che li ho recuperati, sì. Aspettiamo il rettilineo e poi andiamo di nos. Credo ce ne sia una, sarà meglio che funzioni. E quindi ora scappo con l'auto? Ah, grande. Hersh, credo che Troy ci abbia scoperti. Cosa? Sì, ho i suoi uomini alle costole. Cavoli, c'è un posto di blocco davanti. No! Non me la graffiate, maledetti, infami. Va come vi brucio. Va, me l'avete rovinata tutta. Avete fatto un casino. Proviamo ad andare di qua, magari ci allontaniamo. Oro anche. Missione a più parti. Tutte le parti erano molto semplici già viste, però nel mix l'hanno resa un pochino interessante, diciamo. Ok, andiamo avanti, vediamo il filmato finale e poi ci salutiamo e termino la partita.
Amo. Wow, è un'auto speciale, vero? Ho lavorato con auto migliori, ma non molte. Un V6 passerà a recuperare il nostro regalino. Se tutto va come deve, stai parlando con il nuovo V4 del Midwest. E tu, amico mio, ti sei guadagnato il tatuaggio. Bene. Queste sirene cosa significa? Ce l'hai Ok. fatta! Sono V4 del Midwest e tu, amico mio, ora sei un 510. Ti sei guadagnato il tatuaggio. Scegli bene dove fartelo fare. È fatta. Sono un 510. È tutto ufficiale. Ora però ho come la sensazione che vorrei fare strada nella crew. Dimmi cosa ti serve. Uno di nome Eric Zhu gestisce l'East Coast per Shiv, da cani. I 510 stanno perdendo un capitale e ho promesso di mandare qualcuno a dare una mano. Sistema la cosa e guadagnerai il grado di V2. Subito. Ok, gente, quindi sono nella banda grandi. Niente, del prossimo video andrò a fare la missione, quindi adesso devo iniziare a fare un po' missioni per tutta la banda. Non so dove sia l'altra, sinceramente. Attenzione, attenzione, a New York la prossima missione. Ok. Quindi, ci salutiamo qua, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.